Il Volturno continua la sua marcia vincente e ottiene la decima vittoria stagionale, 22esima consecutiva in gare ufficiali. Ma stavolta le Sammaritane hanno davvero rischiato grosso. Infatti le gialloverdi si sono imposte soltanto 11-10 in rimonta contro un Serapo che ha venduto cara la pelle. Nel primo quarto parte molto bene il Volturno, con Capitan Masciandaro subito in gol. Baldassarre si sbraccia di continuo per incitare le sue ragazze e arriva il pari di Silvia Tagliamonte. La Pellegrino riporta le gialloverdi avanti e sale in cattedra Alessandra Ventriglia con almeno 5 parate decisive a salvare il risultato. Napolitano non è contento e si infuria per i tanti errori sia in difesa che in attacco. Ciccariello apre le danze per il Serapo nel secondo quarto e De Simone si fa ipnotizzare dalla Rossini fallendo un rigore. Staraci in controfuga sigla il 3-2, ma un minuto dopo è la Ciccariello a battere Ventriglia su 5 metri. Ancora Daria Staraci si fa valere sfruttando al meglio la superiorità. Arriva il 4-4 di Ottaviano, ma la Pellegrino e la Starace portano sul più 2 il Volturno. All'ultimo secondo il gol beffa di Ciccariello e le ospiti accorciano, si cambia vasca sul 6-5. Luciana Tagliamonte in avvio di tempo pareggia, ma subito dopo la Pellegrino finalizza con l'uomo in più. Blackout da terzo quarto per il Volturno e Spartane che stranamente non combattono in vasca, trovandosi sotto di 2 reti a fine quarto, grazie ai gol di Luciana e Silvia Tagliamonte e Taiano. La Starace si carica la squadra sulle spalle ed è onnipresente sia in attacco che in difesa, segnando anche 3 gol bellissimi. E sul terzo viene espulsa per protesta il portiere Rossini, con l'arbitro verde troppo fiscale. De Simone porta il parziale sul 4-0 ad 1 minuto dal termine, ma il Volturno non vuole rompere la cattiva tradizione dei 10 gol subiti e di nuovo la Ciccariello beffa ad 1 secondo dal termine la Ventriglia. Sammaritana è sempre leader, ma si può ancora migliorare.